sull'internet, ma il giornalismo d'inchiesta è altra cosa, e sulla rete non c'è il giornalismo d'inchiesta, almeno in Italia. Se qualcuno è in grado di portarmi qualche esempio valido, prova la mano, beh, io mi arrendo, scherzi a parte. È complicato fare questo mestiere. Io ho smesso non per stanchezza, non perché ho subito tanti attentati, non perché ho vissuto 2 anni sotto scorta della Polizia di Stato, non perché mi minacciano continuamente, no, perché ho fatto una scelta di vita e quindi potrei andarmene da un momento all'altro. Ho vissuto intensamente, ho vissuto anche altre vite, non mi importa. Io ho vissuto bene, non ho rimpianti. Non sono un eroe, questo è un paese che non ha bisogno di eroi. Ha bisogno di persone a testa alta, questo è il punto, non di altro, di consapevolezza critica. Io non ho le grandi velate stasera, non ho nulla nei cassetti, nelle tasche, non ho la soluzione dei problemi italiani, però se non partiamo da noi stessi, come ci ha insegnato Gandhi, se non ricordiamo a noi stessi, in primis, che il cambiamento parte da noi, allora è impossibile comunicare, dialogare, fare qualcosa di positivo. Qualcuno obietterà che questo è un paese in crisi. La crisi non è un grande che ci stanno raccontando in tutte le salse. Beh, io non credo che questa fiaba, mi piacciono le fiabe e le favole, che sono cose ben diverse. Non esiste alcuna crisi se non un tentativo speculativo di mettere in ginocchio un paese ancora appetito. E poi le crisi, come dice la tecnologia, è un punto di svolta, è una soluzione ai problemi, come la politica dovrebbe risolvere i problemi, non è altro, se altro è degenerato probabilmente. Ecco, questo è un paese governato tra virgolette per conto terzi, dalla fine della seconda guerra mondiale, nel 49 l'adesione al patto atlantico, contestata anche dal centro-sinistra, ma anche dalla Democrazia Cristiana, da gente come Dossetti, padre costituente. E non solo, io non sono antiamericano, però questo è un paese che ha scontato e continua a scontare una dipendenza totale. Vorrei fare l'esempio concreto a portata di mano per capirci, perché poi se i problemi non li vivi sulla tua pelle non li puoi capire, non li puoi comprendere. Le bombe caricate con aggressivi chimici proibite sulla carta dalla Convenzione di Ginevra risalente al 1925. L'Adriatico è pieno di questi ordini. Brite, fosforo, fosgene, erisichia, damsite. E poi le bombe d'uranio impoverite, nella guerra dei Balcani. Quello che avanzava dai bombardamenti in Kosovo nel 99 finiva nell'Adriatico. Già in quegli anni avevamo smentito la tesi ufficiale sia del governo italiano, di centro-sinistra, ma non ha importanza, io non tifo per nessuno, tifo per la verità. Cerchiamo la verità e nessuno ha una verità rivelata in tasca. E non esiste un giornalismo obiettivo, si tende verso la verità. O che riusciamo, se abbiamo fortuna e perseveranza, a raccontare un frammento di questa verità, della realtà. Ebbene, questi ordini sono stati affondati durante e a termine della Seconda Guerra Mondiale. Ma chi li ha portati? Beh, intanto venivano fabbricati anche in Italia e sono stati utilizzati ampiamente in Abissinia, in Etiopia, in Libia, dal fascismo. C'erano centri di produzione sparsi in tutta l'Italia, erano fabbriche segrete mimetizzate. Ce n'era una grandissima in Abruzzo, a Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, poi rilevata dalla Montecatini, Montezo, un'area che era inquinata davvero poco. C'è un fiume che si era 700.000 persone di Pescara, che è inquinato da loro, ma è un segreto. Non solo. Questi ordini sono finiti in mare anche al largo delle Marche e sono italiani, a differenza di quelli che sono nella più grande discarica di bombe chimiche mai realizzata nel Mediterraneo ad opera degli angloamericani, al largo della Puglia, particolarmente del Gargano e poi anche dell'area che si estende addirittura fino alla provincia di Lecce. Sì, una canale importante.
pensavamo fino a Molfetta, quell'area, invece Torre Gavettone, invece proprio fino quasi a Santa Maria di Lepa, dove l'Adriatico cambia nome, diventa Ionio, diventa profondo. In questo mare c'è di tutto. Vedete, le bombe non stanno ferme, perché ogni tanto vengono a prendere la fintarella sulle vertigini, si muovono con le correnti. E già nel 99 era chiaro che le aree di affondamento degli ordigni caricati di uranio impoverito non erano 6, come aveva dichiarato ufficialmente la NATO, il portavoce della NATO, ma bensì una ventina, da nord a sud, senza alcuna distinzione. E a quegli ordigni risalenti, proibiti, risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, si sono aggiunte queste bombe ancora più pericolose, che vagano nell'Adriatico, ma anche nel Tirreno ce ne sono. Vagano e ogni tanto fanno delle vittime, colpiscono soprattutto i lavoratori del mare. Correva l'anno 2006 e una barca di San Benedetto del Tronto, questo pescherizio si chiamava Rita Evelyn, affondò per cause misteriose, improvvisamente. Tre pescatori hanno perso la vita e non hanno avuto ancora giustizia, pensate. Ma di queste storie ce ne sono tante. Soprattutto a partire dal 1946, quando i primi lavoratori del mare italiani, adriatici, da Grado fino a Santa Maria di Leuca, le contaminazioni da iprite e da fosforo sono innumerevoli. Le cartelle cliniche a tutt'oggi dei pescatori italiani, e fa fede quello che è accaduto recentemente, qualche mese fa, a Molfetta, ma non solo, con pescatori che sono stati ricoverati in ospedali pubblici, per esempio al Policlinico di Bari, proprio recentemente hanno chiesto copia delle proprie cartelle cliniche. C'è un segreto, è un segreto imposto, pensate un po', da Churchill, è un segreto che durerà ancora a lungo. Quindi, vedete, durante l'estate molti di noi erano in vacanza, qualcuno anche al lavoro ovviamente, altri oziavano forse. Beh, il governo Monti, un altro governo che ho diretto, tanto per fare marcare la differenza, sapete cosa ha fatto? Ai primi di agosto di quest'anno ha modificato la legge sul segreto di Stato e sulle attività dei servizi di intelligence, che oggi hanno il nome, rispondono al nome prevalentemente di AISI ed AISE, e mi auguro che ci sia qualcuno di loro stasera a relazionare come al solito. Mi piace dare loro lavoro. Una legge particolare questa. C'è un'altra legge che è stata approvata nel silenzio generale del Parlamento, opposizioni comprese, il 15 marzo 2012, quando il maggiordomo della finanza internazionale, grondanti conflitti di interessi a non finire, vedi Modis e poi Mori, per esempio, non si è dimesso da Modis, è un consulente ancora Modis, il nostro premier, si è attribuito, autoattribuito poteri speciali. Ma voi pensate che in questo paese ci sia ancora un briciolo di democrazia? Ecco, io non a caso ho fatto riferimento inizialmente alle clausole segrete dell'armistizio di Cassibile del 3 settembre 1943. Che sono ignote perfino agli storici di professione. Sfido qualunque esperto in materia a tirarle fuori. E poi ci sono i trattati segreti, quello del 54, e poi altri memorandum, trattati che non sono stati mai ratificati dal Parlamento italiano, in barba alla democrazia. E infine, più recentemente, in Portogallo, a Lisbona, per l'esattezza, è stato approvato il 13 dicembre 2007 il famigerato, perché non so come definirlo, Trattato di Lisbona, che ha congelato le costituzioni dei paesi europei, compresa l'Italia. Visto che siamo qui per conoscere appunto le tue inchieste, i risultati delle tue inchieste, e dato che hai questa capacità straordinaria di raccontare storie, che sono storie documentate, non sono semplici favole, insomma, che
Io semplicemente ti suggerirei il prossimo argomento da trattare e poi magari quello successivo ce lo facciamo anche indicare dal pubblico, se per te va bene. Cioè. Allora, il prossimo argomento, dato che qui c'è anche la signora Mazzarella, che è una portavoce insomma, di questo problema da molti anni, il radar di Porto Potenza, di cui anche tu ti sei... Potenza Picena, io ho conosciuto la signora... Sì, Potenza Picena, tre lustri fa, ricordavamo adesso, insomma, il valore radioattivo che pure lo puoi misurare con un contatore Geiger, ma che in questo caso si può misurare, ovviamente, il campo elettromagnetico si può misurare, no? No. Non è come l'inquinamento chimico, che puoi anche avvertire i sensi, no, è subito un inquinamento elettromagnetico. Beh, mi era sospettito questa battaglia, perché i problemi sollevati da questa... Signore, sono onorato, dovremmo essere onorati tutti della sua presenza per questa battaglia in prima linea e anche isolata, molto isolata, almeno inizialmente. E questo problema è ben noto a tutti, alle istituzioni, alle autorità, alle accademie, alle università, agli scienziati, anche se la scienza ormai è soggettata al potere economico e militare. L'inquinamento elettromagnetico. Vedete, c'è una legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico in Italia, promulgata qualche anno fa, che ha una strana deroga. Ci sono leggi straordinarie nel nostro paese, ma qui ci sono anche le deroghe. Ebbene, la deroga interessa e riguarda esclusivamente i radar militari, soltanto i radar militari, che hanno licenza di inquinare, di attentare alla vita impunemente. Dico questo perché, a parte questa stranezza giuridica, esistono rapporti, seppure un po' edulcorati, in tale materia, dell'Istituto Superiore di Sanità. Rapporti che risalgono già agli anni 70, ai primi anni 80, più recenti, che mettono in guardia le autorità che hanno il potere politico da questo tipo di inquinamento subdolo. Principio di precauzione. È il principio di precauzione. A me non bastava il principio di precauzione, e allora mi sono preso la briga di fare una ricerca sul campo, non su internet, a parte che non c'era ancora internet come si è sviluppato come oggi 15 anni fa, e sono andato a cercare uno studioso italiano, il dottor Franco Salto, che è stato il primo e l'unico studioso italiano che ha avuto la possibilità di studiare gli effetti dei radar militari sui radaristi militari della NATO italiani. Radar che operavano e operano ancora in Italia, sono nel sistema NEGI della NATO, no? Ne facciamo parte, Potenza Picena è inserita in questo sistema di controllo. Ho consumato fatica per trovare Salto, perché Salto non era, era, sembrava sparito, sembrava dissolto nel nulla, un fantasma. A questo studioso italiano che è riuscito a documentare già alla fine degli anni 70, sto parlando del 1978, un aspetto fondamentale, un danno incredibile, un danno al DNA cellulare, un danno al nostro organismo, provocato appunto da questi sistemi, da questi dispositivi. Ha anche pubblicato questa ricerca. C'era un protocollo, avrebbe dovuto continuare, ma poi il Ministero della Difesa lo ha stoppato inesorabilmente e questa ricerca non è andata più avanti. Però ci basta quello che lui ha pubblicato nel 78. Ho impiegato quasi un anno per trovare il dottor Salto, ma alla fine l'ho trovato. E non bastava chiaramente leggere e studiare la sua pubblicazione. Nota a chi doveva sapere, chi ha il dovere giuridico, morale, etico di proteggere la popolazione. Ho cercato anche all'estero, perché dicono che non ci sono prove, non ci sono nessi. Beh, c'è una letteratura scientifica che in questi ultimi 20 anni è cresciuta, per qualcuno inesorabilmente. Ci sono prove, ci sono riscontri, ma al contempo anche questo tipo di inquinamento subito è cresciuto. Ecco, la storia di Potenza Picena è una storia che potremmo raccontare anche per altri siti, dove sono presenti questi dispositivi, che poi sono stati potenziati, come sappiamo, no? Almeno dalla fine degli anni, almeno dall'87 in poi c'è stata un'escalation sempre più potente
Questo è un dispositivo che è in grado di vedere un deltaplano, se un deltaplanista aveva un orologio metallico a Belgrado, pensate un po' che tipo di potenza, nel 1987. Stiamo parlando di sistemi che sono stati impiantati in Italia nella metà degli anni 50, a partire grosso modo dal 56-57, quando viene realizzato il COFA, e poi Neige, nasce Neige, quindi tutta la penisola italiana viene accoglie queste strutture che erano comunque alcune anche segrete, sono ancora segrete per alcuni versi, sempre più potenti. La tecnologia chiaramente non si è fermata, non è stata mai arrestata, e mai nessuno però ha valutato le conseguenze epidemiologiche sulla popolazione irradiata. Ci sono conseguenze. Il lavoro che ha fatto questa signora l'ha fatto sul campo, l'ha fatto nel suo paese, quartiere per quartiere, via per via, famiglia per famiglia, perché penso che conosca davvero tutti. Lei è una maestra, come maestra, credo che abbia avuto tra i banchi gran parte degli abitanti di quel paese, sostanzialmente. So che ha perso una persona cara tanto tempo fa, e questo ha incentivato la sua ricerca. È stata anche ostacolata dalla regione Marche, perché gli ostacoli ce ne sono, purtroppo. Io sono ottimista perché credo che si possa fare il bene, ma per fare il bene bisogna conoscere, bisogna avere un'idea di quello che, di quella che è la realtà in cui viviamo. Oggi è davvero complicato perché questo caos, siamo condannati da un eccesso di pseudo notizie in fondo, no? E non abbiamo apparentemente gli strumenti per decodificare questa complessità. Ecco, la sfida è questa. Forse il giornalismo ha anche una funzione pedagogica, e non solo il giornalismo, ovviamente anche il mondo della scuola, anche se la scuola pubblica italiana è sempre più grande. Solo che, ripeto, il giornalismo italiano ormai non assume più questa funzione di controllo del sistema pubblico. Potrei fare l'esempio di altri siti, e ce ne sono ovviamente, tutta la regione, tutta la penisola italiana, isole comprese. E questo è un tipo di inquinamento davvero molto pericoloso, ma non soltanto i radar militari, ci sono anche le stazioni radiotelevisive, poi anche i telefonini, hanno contribuito ovviamente. Ma questo maledetto, benedetto principio di precauzione però in questo paese ancora non vale, purtroppo. E si fa finta di nulla. E come per l'amianto? Come per l'amianto? Non ci sono indagini epidemiologiche, soltanto proiezioni per quello che sarà. E noi siamo l'esperimento, non siamo noi l'Italia. Perché anche le industrie, come ammoniva il generale, anzi il presidente Eisenhower, al termine del suo mandato presidenziale, per fare attenzione al cosiddetto complesso militare industriale. Questo è il problema. Ecco, in Italia i problemi ne abbiamo anche altri, ovviamente. E credo che manca e mancherà ancora una visione d'insieme dei problemi, non andremo molto lontano. E credo che il problema cruciale sia la mancanza di indipendenza. Questo è un paese che deve acquisire indipendenza, altrimenti non potremo parlare neanche di sovranità economica, monetaria, perché non abbiamo una indipendenza di fatto. L'Italia è un paese ormai a sovranità non più limitata, come era durante la guerra fredda, quando c'erano dei blocchi, ma ormai azzerata. Volevo appunto invitare la platea, se aveva tanto dei suggerimenti, diciamo, su una delle inchieste, insomma, fatte dall'ANES di cui voleva sentire parlare, quindi questo ovviamente se c'è qualcuno già a conoscenza di questo tipo di inchieste, altrimenti provo a fare un altro nuovo suggerimento. C'è qualcun altro, qualcuno che voleva intervenire? Sì. Allora, sono Francesco Giangiarelli, un docente universitario che avrà percorso al ritorno a casa sua circa 300 km. È sicuro di giustificare questa mia distanza e sicuramente, da quanto ho testé ascoltato
l'illustre e coraggioso, soprattutto devo dire Gian Milanes, ne valsa davvero la pena. Ha trattato tematiche molto importanti. Io adesso stavo così un po' sfogliando qua e là il suo ultimo libro, che è veramente notevole, Il Grande Fratello, invito tra l'altro a leggerlo, e però ecco, notavo che tutte le tematiche che ha trattato, non ha completamente detto questa sera l'amico Lanima, che io brevemente ho letto, sono tutte meritevoli di grande importanza, per esempio dalle ecomafie, le scie chimiche che sono davvero dannose, perniciose per l'esistenza umana, i complotti, i servizi segreti, deviati e non deviati, che c'è di tutto qui, i traffici degli esseri umani, i traffici delle armi naturalmente, e anche i rifiuti tossici, nonché radioattivi. Ma detto questo, io voglio prendere spunto da quanto ha detto proprio ultimamente l'amico Lanes, laddove ha affermato che sono ottimista e che dobbiamo trovare l'indipendenza. Io sono d'accordo con lei, sarei d'accordo con lei, se non fosse che per trovare quindi l'indipendenza, purtroppo è al contrario, dovremmo prima puntare alla sovranità, perché e affinché la sovranità sia completa occorre avere la sovranità monetaria. Se non c'è la sovranità monetaria, amici miei, noi qui possiamo cantare messa, possiamo riunirci, stare qui ore e ore, fare una serie di convegni, non se ne uscirà da casa. Perché vedete, tutte queste cose sono tutte molto ma molto importanti, figurate, attendono alla nostra salute. Ma se a noi non tagliamo i capelli ai veri Sansoni della terra, che sono circa, non so, ma sicuramente l'amico Lanes lo saprà, circa un centinaio di famiglie, non sono di più. Io ho calcolato, saranno da 4, 500, 600 persone coloro che si trovano sull'apice della piramide. Dopodiché sotto di loro ci sono movimenti mondialisti, Bilderberg Group 1954, come ho menzionato prima, ci sta il Benai Brit, che è una massoneria unica ed esclusivamente composta da israeliti, fondata nel 1893 a New York, e potrei continuare, l'Aspen Institute, il Broken Institution, la Bookwatch Institute e così via cantando, Broken eccetera, il RIA, il Trilateral Commission, di cui non dimentichiamo Mario Monti, attualmente il presidente per l'Europa, che si chiama Trilateral in quanto che riguarda Stati Uniti, Europa e Giappone. E mi fermo qui. Però secondo me, siccome vedete chi vi parla, lo dice con tanta sofferenza, non dico a livello dello stesso Lanes, però chi vi parla ha subito un numero infinito di pressioni, di attacchi, eccetera, perché io sono stato e sono onorato di esserlo stato l'assistente più vicino al professor Auriti. Qualche uno forse lo avrà letto, lo avrà sentito, comunque colui che è stato fondatore dell'Università Abruzzese Gabriele D'Annunzio, che inizialmente riuniva le quattro città della regione, cioè l'Aquila, Teramo, Chieti, Pescara, è stato prorettore, decano, ma è stato anche colui che ha avuto l'ardire e l'ardore di denunciare, primo caso, purtroppo debba aggiungere, unico caso sulla terra, denunciare una banca centrale, ovvero la banca o Banca d'Italia, per dirsi voglia. Allora, che succede? Che noi queste cose le abbiamo vissute con tanta intensità, con tanta sofferenza, ecco perché a me premeva sicuramente dare testimonianza di vicinanza nella battaglia molto nobile che sta portando l'amico Lanes. Magari ce ne fossero così di giornalisti che si impegnano alacremente alla ricerca spasmodica della verità, però me lo concederà caro Lanes, per essere ottimisti e per avere indipendenza senza la sovranità, perché quella è il primo anello della catena, perché vedete, chi comanda decide, chi batte moneta, è inutile a dire, fa e disfa
come vuole a suo gusto e piacimento. Oggi, concludo, noi non ci troviamo più sotto la regia, per così dire, o il regno, direbbe, del Dio Trino. Dal Dio Trino siamo stati al Dio Quattrino, quindi questa è un po' purtroppo la maledetta constatazione. Poi se dobbiamo replicare, correggere, vi ringrazio. Grazie. Sono ottimista perché ahimè ricordo di una lotta condotta da Gandhi pacificamente in maniera non violenta, una lotta vittoriosa perché è riuscito a ottenere con il suo esempio l'indipendenza dall'impero coloniale. Posso ricordare la marcia del sale. Pensando a qualcosa del genere nel nostro paese, qualcosa che scuota le coscienze, è vero che la storia è fatta dalle ignoranze attive, ma c'è bisogno di mobilitazione, oltre che di analisi. Sono ottimista perché sì, è chiaro che ci vuole anche la moneta, una sovranità monetaria fondamentale, ma se ci ritroviamo ancora questa classe di parassiti, non è una classe dirigente ovviamente, tra i piedi e governare per conto terzi, sarà impossibile ottenere una sovranità monetaria, sarà davvero impossibile. E allora cosa bisogna fare? Io non ho una soluzione, ma stiamo pensando a una mobilitazione generale in Italia, e lo annuncio perché questa cosa sarà visibile, partiremo da Milano il 17 gennaio prossimo, quindi lo annuncio qui a Porto Recanati, ma vi assicuro che sarà visibile, perché le persone sono stanche questo modo di fare, il modus operandi, questo modo di fare. Oggi il vero lusso in Italia è la salute. Ufficialmente ci sono almeno 10 milioni di persone che vivono in aree gravemente inquinate, fortemente inquinate, contaminate. Già nel 1995 questi dati erano resi noti dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità, che aveva individuato in Italia 12 macro aree, appunto grande rischio ambientale, così come definito l'OMS. E allora ci vuole qualcosa, ci vuole qualcosa che scuota la coscienza, che parta dal cuore, che metta in gioco anche la razionalità. Non basta la sovranità monetaria, perché bisogna pure conquistare questa sovranità. E quindi ci vuole una mobilitazione, perché le regole sono truccate. Pensate alle prossime elezioni, ci considerano come degli analfabeti, ci chiedono al massimo di apporre una croce. Tanti candidati li hanno già individuati, lobby, sistemi di potere, i soliti, per conto terzi. Anzi, adesso hanno anche fretta di votare. Ma chissà se voteremo a febbraio, marzo, aprile, non si capisce bene. È con un sistema evidentemente truccato. Vedete, vorrei ricordare a qualcuno che nel 1981 un certo Enrico Berlinguer concedeva un'intervista a un giornalista, un certo Eugenio Scaffari. In quella famosa intervista, Enrico Berlinguer, che assieme ad Aldo Moro avrebbe dato vita al compromesso storico, che non era soltanto portare i comunisti al governo, per intenderci, ma era un progetto di emancipazione politica a livello internazionale, che stava in mezzo ai due blocchi di potere contrapposti, l'Unione Sovietica da una parte, gli Stati Uniti d'America dall'altra. Voi pensate che la guerra fredda sia terminata con la caduta del muro di Berlino? Siete in errore, basta girare in mare. Non dico guardare i bollettini finanziari, girare per mare. I pescatori lo sanno più di tutti, perché più di tutti hanno pagato con la propria vita quello che incautamente hanno visto con i propri occhi. Ci vuole una mobilitazione pacifica che nasca dal basso. Questo paese va rifondato. L'indipendenza non può essere soltanto economica, non può essere vagheggiata, bisogna ottenerla. Guardate, la libertà non è qualcosa che ci concederanno facilmente, bisogna conquistarla. Cosa credete che abbiano fatto i partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale? Ci hanno pensato due volte, tre volte prima di combattere, di perdere anche la vita? No, sono partiti, l'hanno fatto, avevano da perdere oltre alla vita le proprie catene. Ecco, noi abbiamo le catene, vogliamo liberarci di questo gioco, di queste catene, oppure no? Continueremo a parlarci addosso, magari conferenze, convegni, incontri anche interessanti. Una rivoluzione prima di tutto interiore, parte da noi, dal riconoscimento dell'altro. E in questo sistema economico
l'altro da noi, noi stessi, siamo soltanto degli oggetti, delle merci, come tali ci scambiamo, come oggetti, come delle merci. È un paese strano questo, un paese che non ha il coraggio di raccontare la sua fragilità su questo piano inclinato, un paese che non ha il coraggio di fare i conti con la propria storia. Io sono partito non a caso dal 43, perché è un anno cruciale per l'Italia, non potremmo citarne anche degli altri, ovviamente, il 78, il 94, le stragi, la strategia della tensione degli anni 60 e 70, che è tornata sotto altre forme, questo golpe, questo Mario Monti spuntato da nulla con una miriade di conflitti di interesse. Il problema non è tanto Berlusconi o Bersani o altri, il problema è che l'Italia non ha più una classe dirigente a livello culturale, la crisi è culturale, la crisi, oserei dire, è antropologica, queste cose ce le ha dette un grande poeta, Pierpaolo Pasolini, nel 1962, poi ancora attraverso gli scritti corsari, le prime pagine del Corriere della Sera di Pierottone. Pierpaolo Pasolini, assassinato nel 75. C'è un filo rosso che vede appunto la morte di Pasolini, quella del giornalista Mauro De Mauro, scomparso nel 70, e prima ancora Enrico Mattei. Ma Enrico Mattei era uno statista, era un gigante a confronto di questi neonati in circolazione. E aveva un progetto lungimirante, come Aldo Moro. Le minacce di Kissinger ad Aldo Moro del 76-77 sono cronaca giudiziaria di due processi. Pensate, e oggi è inquietante trovare sul sito del Quirinale, ne ho chiesto conto anche alla segreteria di gabinetto della Presidenza della Repubblica di questo atteggiamento, campeggia come se niente fosse un ricercato a livello planetario, responsabile di stragi in mezzo mondo, e torno a ricordare i CIE degli Enni e non solo. Guardate, c'è una guerra non convenzionale in atto da almeno 10 anni, non ce ne siamo accorti, forse qualcuno definito impropriamente complottista ha capito qualcosa, qualcosina, perché hanno dato che nel cielo c'è qualcosa di strano, hanno dato delle scie biancastre, hanno dato delle nevicate fuori stagione durante l'estate addirittura, e qualcuno ha anche fatto delle analisi sull'acqua piovana e ha trovato il bario, per esempio, altri metalli pesanti, ma non solo, hanno trovato dei polimeri che si autoriproducono, ma non solo. Allora il grande fratello, c'è qualcuno che ci osserva dall'alto, ma non solo. Voi pensate che il nostro corpo ci appartiene? Date un'occhiata alle normative in materia in Italia, il nostro corpo fisico non appartiene a noi, appartiene allo Stato, e lo Stato ha il monopolio legittimo, tra virgolette, della violenza. Quanti test ci sono stati in Italia, quante sperimentazioni. E anche la strategia dell'attenzione ha preso nuove forme. La mia ovviamente soltanto una interpretazione da cronista di periferia di questo impero, però mi duole che una ragazza di 16 anni, Melissa Bassi, nella primavera scorsa abbia perso la vita per questa strategia dell'attenzione, rimodulata a questo modo, colpire nel mucchio le scuole. E non solo Melissa Bassi, ma anche altre ragazze che resteranno meno male a vita. E solo perché ci sono due gasdotti che si contendono un tracciato. E il tracciato siamo noi, la nostra terra. Io ho deciso di smettere col giornalismo investigativo in Italia, proprio quest'anno, dopo 25 anni. Non ci sono più distinguo. E non è per una questione di rischi e di pericoli, perché dopo aver subito tutti quegli attentati, minacce di morte, anche recentemente alla mia famiglia, ai miei amici, dopo aver vissuto 2 anni sotto scorta, sotto controllo, meglio. Sono stanco, sono nauseato, ma sono ancora ottimista. Sono abituato a non arrendermi mai, ecco, forse non dovremmo fasciarci la testa prima di aver combattuto. E la prima battaglia è quella per la conoscenza. Ma se la Costituzione
che è la regola madre, è stata congelata, di cosa parliamo? Di quale sovranità parliamo? Voi sapete che in Italia lavora ormai da qualche anno, da qualche tempo, Eurogenfo? Cos'è Eurogenfo? Qualcuno dirà, ma la gendarmeria europea, la gendarmeria militare, sì, tecnicamente è così. Vorrei farvi notare che la legge di ratifica di questo organismo, la legge di ratifica italiana è la numero 84 del maggio 2010, è stata passata con l'approvazione di tutto il Parlamento, a stragrande maggioranza, compreso l'opposizione. Cosa prevede? Intanto la sede è in Italia, a Vicenza, in una caserma dei Carabinieri, caserma generale Chinotti, e fin qui ci può anche stare. Ma quale mandato ha Eurogenfo? Con quali finalità nasce ed opera? Eurogenfo ha assunto i poteri dei servizi segreti, della Polizia di Stato, dei Carabinieri. Non risponde alla magistratura, non dà conto al Parlamento, ma soltanto, unicamente, univocamente alla NATO, al patto attuale. Avete capito? Possono ammazzare chiunque, possono fare danni e non ne rispondono. Semplifico. La cosa strana è che, però, la sede di Eurogenfo in Italia è stata inaugurata nel 2006, 4 anni prima della ratifica normativa in Parlamento, pensate. E addirittura io ho trovato Eurogenfo ad Haiti nel 2005, è l'anno scorso da tempo. Eurogenfo, tenete bene a mente, qualcuno sa che cos'è il trattato di Versailles, a parte il trattato di Lisbona che neanche gli europarlamentari italiani conoscono? Il trattato di Versailles, che regolamenta le attività di Eurogenfo, o il trattato di Prum, altrettanto. Altri paesi sono, in altri paesi i cittadini sono stati quantomeno interpellati, in Italia no. Ecco, il Grande Fratello passa anche attraverso questi meccanismi, a parte la presenza militare. Noi qui siamo nelle barche e dovete sapere che in linea d'aria, a qualche centinaia di chilometri, ci sono alcune basi militari italiane, hanno status italiano, un comando italiano, dire il vero, dove però ci sono, dove sono custodite centinaia di ordigni atomici, una potenza che arriva a 170 chilotoni per ogni bomba. Sto parlando delle famigerate B61, che sono delle bombe termonucleari risalenti agli anni 60, che sono stipate a Ghedi, l'aeroporto militare, l'aeronautica militare a Ghedi, provincia di Brescia, 100 km da Milano, o ad Aviano, Friuli Venezia Giulia. Sto parlando del più grande deposito di armamenti nordamericano in Italia, che si trova a Livorno, che è interno. Sto parlando di Saigonella, Saigonella, che è in Sicilia. E non solo. Voi sapete che, credo che molti di voi abbiano, siano pronunciati, sia nel 1987 che l'anno scorso, contro il nucleare, no, il popolo italiano a stragrande maggioranza ha detto no per ben due volte all'atomo. Ebbene, allora come spieghiamo la presenza di centinaia di ordigni anche ricordando a chi ha il potere in questo paese ha aderito al trattato internazionale di non proliferazione nucleare. E non è soltanto un pezzo di carta. Ci sono dei rapporti dell'aviazione nordamericana che abbiamo acquisito già da anni. Sono stato tra i pochi giornalisti che ha visitato queste basi, ho accompagnato fior di parlamentari della Commissione Difesa e ne ho scritto anche per grandi giornali, ho fatto inchieste per Repubblica e non solo. Ci sono state interrogazioni parlamentari, ma nessuna risoluzione, perché nessuno vuole nell'agenda politica questi problemi. Pensate soltanto a un incidente, eppure in questi rapporti tecnici gli altri ufficiali nordamericani, questa eventualità è presa seriamente in considerazione perché si tratta di ordigni obsoleti, risalenti agli anni 60, e instabili chimicamente. Non dico che ci sarà un kamikaze che farà un attentato, potrebbe starci anche, no? Perché i nemici magari lo sanno che ci sono questi ordigni, magari non sappiamo noi. Allora di quale sovranità stiamo parlando?
Di cosa parliamo? Ma sapete che ci sono, che abbiamo una città nucleare militare in Toscana, a San Piero a Grado, a 10 km da Pisa, in riva al Tirreno, in un'area naturalistica, il parco di Villarino San Rossore, gestita dalla Marina Militare Italiana con i servizi segreti, dove hanno sperimentato il primo e unico, per fortuna, missile nucleare, il Polaris, sperimentato in Sardegna, con la collaborazione della FIA, dell'Ansaldo, del Zignatelli e Compagnia Bella. Le storie di questo reattore nucleare sono state disseminate nella crisi, come ha scoperto un ingegnere nucleare che ha denunciato questa situazione, e un'indagine archiviata della Procura della Repubblica di Livorno qualche anno fa, sulla base di un report giornalistico. E chi ne parla non sta, ve lo dice per, non per sentito dire, ma perché c'è. Perché ho dato il mio contributo, perché speravo che la giustizia degli uomini potesse arrivare prima, e invece no. Da almeno 12 anni la italiana vengono manomessi, e la presenza di queste scorie, questa centrale, seppure disattivata ma non ancora bonificata né dismessa, sono stati oscurati, sono stati rimossi. L'ultimo rapporto che ne parla risale al 2000 dell'Enea. Nel 1999 dovete sapere che è entrata in gioco la Sogi, che è una società partecipata del Ministero del Tesoro, che ha avuto il compito, ed ha il compito, di portare l'Italia fuori dal nucleare, quindi di smantellare le 5 centrali nucleari, non 4, sono 5, e poi le officine nucleari, che abbiamo rifabbricato, ovviamente, il propellente nucleare, e la Fiat un sacco qualcosa a Bosco Moreno, ma non solo, ci sono anche le isole, ci sono anche le aree segrete e servitù militari, un sacco qualcosa alla Sardegna, dove hanno sperimentato vini di ogni genere, e lo sanno soprattutto quelli che sono nati da quelle parti, ma anche da queste parti, perché tornando alle bombe, l'ultima risposta che ha dato il ministro per la difesa in carica, l'ammiraglio Di Paola, l'11 dicembre scorso, qualche giorno fa, su una serie di interrogazioni specifica, ebbene, si tiene che gli involucri di questi ordigni stiano per venire meno. C'è un pericolo evidente, non si può più negare. Hanno negato per anni, c'è un'interrogazione parlamentare di un deputato marchigiano che risale al 20 novembre del 1951, che fa appunto una situazione di governo risponde, cioè ci sono questi ordini, ma non sono pericolosi. Nel 51 non erano pericolosi. Oggi c'è una missione di responsabilità da parte della Milano di Paolo, ministro della difesa. E quell'Italia è anche questo. E questa mancanza di conoscenza, ma nei titoli dei telegiornali, della grande stampa, queste notizie ci sono? Ci sono. A questo punto ero indeciso se parlare anche un po' delle armi non convenzionali che stanno sperimentando sempre sul nostro territorio, sulle nostre teste, oppure sulla crisi e come questa sia etero diretta e come in qualche modo tu ci offri, diciamo, una visione sui possibili scenari futuri. Hai una preferenza e quindi ti faccio una domanda in merito. La crisi, ripeto, non è una crisi, è una speculazione finanziaria, non c'è una crisi economica. L'Italia è un paese che ha grandi potenzialità, ma il problema è che in questo paese, anche se non vige ufficialmente la pena di morte, però va in onda ogni giorno la morte per pena, soprattutto delle intelligenze, dei giovani che sono costretti ad andare via, a perdersi e a dare meglio di sé, magari involontario, da questo paese. Collaborare in nero o a mezzo servizio, sfruttato, questo non può essere il nostro destino. Il 4 gennaio 2012, quasi un anno fa, parliamo di moneta, c'è un capitolo di Apocalisse, un'importante banca italiana era, Unicredit ha consegnato ai protezionisti un verbo che si parlava della disintegrazione dell'euro, non solo dell'uscita dell'Italia dal sistema euro, ma della disintegrazione. Guardate che Unicredit, non credo che siano tutti sovversivi, non credo che siano dei rivoluzionari, no? E se consegnano ai protezionisti, se hanno consegnato un record del genere, vuol dire che c'è qualcosa sotto.
Beh, io quella mattina, prima che venisse consegnato il report agli azionisti, avevo mandato al direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, una proposta di inchiesta, perché lavorava con quella Corriere della Sera. Propongo al direttore, vediamo, c'è cioè, notizia bomba come questa, rimango il report, ho un'analisi. Si parla di crisi, da due anni, il momento blu questo, no? Se non lo fa il più importante quotidiano italiano, chi se ne vuole occupare? E la valutazione di De Bortoli è stata, sì, interessante, le riprendiamo. Quanti mesi sono passati? Siamo al termine dell'anno e non c'è stata occasione, l'ha dimenticato forse, ma forse il problema non c'è. Ecco, non c'è un problema finanziario, se non la speculazione, c'è un problema di crisi antropologica, questo è il problema, è una crisi antropologica, è una crisi culturale, non a caso non abbiamo più una classe dirigente, dove sono i nostri intellettuali, i maestri del pensiero, dove sono? I riferimenti, questo forse è un aspetto forse dimenticato. Io sono qui nelle Marche, vorrei ricordare anche qualcuno che non c'è più, consentitemi, qualcuno che è nato da queste parti, Sasso Ferrato per esempio, Italo Toni, un giornalista come me, e Graziella De Paolo, che aveva soltanto 25 anni, a loro dedicato, come agli altri, mi arrovati in un capitolo, giornalisti a perdere, uno degli ultimi capitoli di questo libro. Non solo perché la memoria è un dovere in un paese che manifesta una memoria sociale non solo corta o striminzita, ma quasi inesistente. Perché purtroppo sulla vicenda di Italo Toni e Graziella De Paolo pende ancora un segreto di Stato che è stato reiterato l'anno scorso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il piduista, tessera 1816, Silvio Berlusconi. Io non ce l'ho con Berlusconi perché non mi interessano questi personaggi di mezza tacca in affari con la mafia da tempo immemorabile. E non temo minacce, non temo querele, non temo azioni civili, non temo proprio nulla, perché ho messo in gioco la mia vita da troppo tempo. È strano perché questi due giornalisti sono spariti in Libano il 2 settembre del 1980, erano partiti da Roma con un volo aereo e stavano indagando su un traffico di armi che partiva appunto dall'Italia e coinvolgeva lo Stato italiano, come al solito. Non hanno più fatto ritorno e poi si è scoperto che sono stati ammazzati, eliminati. E c'è un segreto di Stato che dura dalla presidenza di Bottino Craxi, ricordate il latitante, la mamette, e lui che ha imposto il segreto di Stato sull'omicidio di Italo Toni e Graziella De Paolo. E due anni fa, perché i segreti hanno anche una scadenza, c'è una legge che è stata rimaneggiata la scorsa estate, il 2 agosto, da Mario Monti, la legge sul segreto di Stato, che è una legge del 2007, la legge numero 124, che regolamenta il segreto per 30 anni, il segreto di Stato. Cosa ben diversa dal segreto militare, che fino allo scorso anno era regolamentato da un regio decreto del 1941, rischiavano i giornalisti investigativi quando pubblicavano notizie sottoposte al segreto militare di un regio decreto del 41, rischiavano il carcere, anni di carcere e processi per direttissimo. Ma io non mi faccio spaventare, anche se non sono un eroe, sono un uomo con i suoi limiti e la sua determinazione a proseguire a testa alta, perché noi italiani siamo un popolo e dovremo ritrovare la nostra dignità di popolo che abbiamo dimenticato, che abbiamo seppellito. Non siamo dei servi. E allora, su questa vicenda c'è ancora un segreto di Stato che è stato appunto reiterato alle calende greche, non ha un termine. Strana, anche questa è un'anomalia, ma nessuno ci ha fatto caso, nella grande stampa, nella stampa locale, neppure nelle Marche, neppure a Roma, perché Graziella era veniva da quelle parti, nessuno se ne è accorto, se non i familiari che piangono ancora, che sanno com'è andata.
C'è il presidente di una del Comipa, Massimo D'Alema, che ha fatto finta di nulla. Poteva fare qualcosa, poteva interagire con Berlusconi, ma anche con Monti, no? Perché ormai questo limite è stato superato, oppure niente. Oppure il segreto sulle carte di Moro, per esempio, dal 78, fate conto, perché c'è un segreto. Poi ci sono vicende che non hanno segreti, per esempio. La strage di Ustica, vi ricordate? 27 giugno 1980, un aereo civile che parte, decolla da Bologna, destinazione Palermo, con 81 persone a bordo, ci sono anche dei neonati. Alle 20.45 due F-104 si levano in volo dall'aeroporto militare di Grosseto. Al comando ci sono, pilotano questi due velivoli, Nadine Nutrelli, che sono due veterani. Cosa fanno? Vanno a intercettare alcuni zombie, che sono velivoli che hanno bucato la difesa aerea italiana quella sera, e stavano insidiando l'aereo civile. Avevano a portata di radar il velivolo italiano, e proprio in quel momento è arrivato l'ordine di tornare alla base. E così è stato. E poco dopo, il 19 d'Italia, è stato avuto colpito, centrato da missili. Dei Matra che sono stati ritrovati poi e filmati a 3.000 metri di profondità nel terreno, al largo di Ponza. Si parla di Busti, ma in realtà è Ponza, che è di mestizia con mare. E qui siamo, l'ottima. L'Ifremer era stata incaricata di recuperare i rottami del 19 e l'Ifremer ha fermato, in particolare, prima di essere estromessa, era lavorato troppo bene evidentemente, ha filmato un missile Matra. Pochi paesi nel 1980 utilizzavano questi missili. Lascio indovinare chi? Perché c'è ovviamente anche un mistero che abbiamo sciolto, ovviamente, c'è una responsabilità. Perché poi alla fine il problema è legato sempre all'energia. Se non è l'oro nero, sarà il nucleare il problema. E sì, perché in quegli anni noi eravamo in affari con parecchi paesi, c'erano contratti da centinaia di milioni di dollari. Ecco il momento. Eravamo anche stati ammoniti, come sempre, ma poi abbiamo fatto di testa nostra. E 81 persone hanno rimesso la vita, senza giustizia, se non quella sentenza ordinanza del giudice Rosario Priore di 5.000 pagine, in cui si costruisce e si racconta, proprio da mano, uno scenario di guerra. Noi sappiamo chi ha sparato. Non sono stati i francesi, come ha raccontato Cossiga nell'ultima intervista, depistando un muro suo. No. C'erano anche i francesi, Italia sapeva. Perché sento il bisogno di liberarmi anche di questo peso. A volte i libri servono anche a questo, hanno una funzione terapeutica, almeno per questo tipo di arbitrarietà, consentitemi questa espressione, degli autori o dell'autore. L'ho raccontato a Dario Confietti, che ha perso il fratello Alberto, il presidente di un'associazione di vittime di Ustica, la strage di Ustica. Le piaceva perché si è sentita non solo ferita, ma tradita anche da chi, ecco anche una responsabilità parlamentare, è stata senatrice del centro-sinistra, perché i suoi compagni di partito sapevano, sanno, sono stati al governo, sanno della verità. C'è una cosa profonda che si è pentita dopo tanti anni, e io ho avuto la fortuna di conoscere, è venuta proprio da me, anche altre gole profonde, che poi sono state portate ovviamente a Roma, dalla Procura della Repubblica, dinanzi a due magistrati che hanno coraggiosamente riaperto questo caso. E una di queste gole profonde ha raccontato quello che è accaduto quella notte, e i depistaggi, gli insabbiamenti, e i 24 suicidati di Ustica. Ci sono anche dei personaggi che sapevano che sono stati ammazzati. Tanti. Ci sono anche dei generali in mezzo. E purtroppo il lavoro di questi magistrati andrà a sbattere, come al solito, contro un muro di gomma. Il solito muro di gomma. Perché poi bisogna fare le rogatorie, chiedere alla NATO, chiedere alla Casa Bianca. E i governi non appoggiano mai, perché c'è sempre una dipendenza genetica
perché abbiamo perso la guerra e dobbiamo ancora pagare questo punto. Volevo di nuovo invitare il pubblico se voleva offrire degli spunti. Prego. Allora io, senza uscire dal tema, sempre stando in argomento, volevo chiedere la tua esperienza di reporter. Io penso che la mente sia come un paracadute, funziona solo se si apre. Allora, lei cosa ne pensa della Chiesa Cattolica? Sei mai scontrato col potere della Chiesa Cattolica? Grazie. Se ne fa paura questa domanda, io sono idea se vuoi rispondere o no. Io sono per me il degrado totale è la Chiesa Cattolica. Finché non si apre il paracadute, finché la mente non funziona, per l'Italia non ci sarà mai futuro. Grazie. Grazie a lei. Io purtroppo non so se riuscirò a rispondere a questa domanda, perché sono davvero impaurito. C'è qualcosa che mi fa paura in questo paese è il Vaticano. Scherzo. Ovviamente, non mi fa paura neanche il Vaticano, per cui ho avuto qualche battaglia, ovviamente, anche in sede giudiziaria, l'ho vinta. Sì, il vero problema è questo, il Vaticano è giociato con tutto così, è il potere, è il sistema di potere, ovviamente. Guarda, negli anni 70, c'erano dei giornalisti italiani che hanno fatto inchieste sulle proprietà immobiliari del Vaticano a Roma, non soltanto a Roma. Sapete che fine hanno fatto? Sono stati tutti rimossi immediatamente dai loro prestigiosi incarichi. Io ho lavorato anche a un settimanale che si chiama Famiglia Cristiana. Ho lavorato per qualche anno, ho fatto inchieste finché mi è stato possibile. Poi alla fine abbiamo chiuso il rapporto perché un'inchiesta importante mi è stata commissionata tra l'altro dalla direzione del giornale, pagata, fior di denari. Posso documentare, mi hanno dato 4.500 euro, credo. Ma sto parlando di diversi anni fa, insomma, c'è cosa che sono passati degli anni, per tenerla in un cassetto. Una delle prime inchieste sulle navi di veleno. Sulle? Navi di veleno. Ah. Sì. Beh, se fate una verifica, vi renderete conto che tra il 2003 e il 2006 ho pubblicato diverse inchieste su quel settimanale, anche di un certo spessore, anche di livello internazionale. Su temi ovviamente roventi, fino a quando è arrivato chiaramente un altro. Mi sono occupato più recentemente dei Vaticani, dei manicomi del Vaticano, scusate, ma quando ricordo l'esperienza dolorosa dei manicomi del Vaticano che non chiudono nonostante la legge Vasari del 1978, la 180, insomma, io ci sono stato dentro, mi sono introdotto qualche anno fa, ho fatto diverse inchieste. Poi una volta ricordo di aver raccontato la storia di un bambino, Andrea, bambino di 3 anni e mezzo, ammazzato in un ospedale di proprietà del Vaticano, ammazzato con una cura del tutto errata. E avevano diagnosticato un tumore bilaterale di Willis, che occorreva nel 1999, vado a memoria. Perché sono cose che restano dentro, ti lacerano, anche se passeranno altri 20 anni, non puoi dimenticare la sofferenza e la morte di un bambino. Avevano detto ai genitori che non potevano portarlo via, doveva morire in ospedale, non si poteva fare più nulla, non c'erano cure, non era vero. Mentre i genitori siano battuti, sono riusciti a portare questo bambino fuori, l'hanno portato con aereo militare a Gaslin di Genova. E lì hanno tentato di salvare questo bambino, ma non ci sono riusciti. Però hanno fatto una diagnosi sconcertante. Cioè, appunto che queste cure hanno ammazzato il bambino non aveva nulla, aveva soltanto un po' di febbre. Ovviamente i genitori hanno denunciato la magistratura, ci è voluto del tempo, degli anni. Nel frattempo sono venuto direttamente a conoscenza di questo caso, nel senso che i genitori si sono rivolti anche a me. Ho fatto qualcosa, cosa può fare un giornalista investigativo? Si può introdurre sul luogo del delitto, per esempio nell'ospedale, può spacciarsi per medico, per esempio, no? Questo servono anche le fonti, bisogna coltivare perché può trovarti utile anche l'ospedale del Vaticano, non soltanto qualche barba finta dell'intelligence nostrana e non solo. E quindi mi sono introdotto nell'ospedale. Bisogna a volte cambiare anche identità. A volte sono stato un botanico, archeologo, per scoprire certe cose, portare a casa la pelle, vi assicuro. E ho scoperto che c'era una responsabilità
dei medici, innanzitutto del primario, un certo Paolucci di Bologna, è stato condannato a una pena pesante, in primo grado confermata anche in secondo grado, e poi qualche altro medico. Ma quello che mi premeva a raccontare stasera è che io ho raccontato quella storia del 1999, prove alla mano, dunque non era stato ammazzato, e in cambio dal Vaticano ho ricevuto una richiesta di risarcimento in sede civile di ben 2 miliardi 550 milioni di lire. Il processo si è concluso qualche anno fa, l'ho vinto io, ovviamente, mi sono difeso e ho vinto. Sono passati tanti anni però. Pensate alla sfrontatezza del Vaticano sulla morte conclamata di un bambino, e nel frattempo avevano tentato di comprare il silenzio dei genitori, hanno offerto denaro. Ma i genitori sono così di parte civile, sono andati avanti e non hanno accettato il denaro sporco, perché il Vaticano, lo dico anche in questa sede, senza tema di smentite, ovviamente ho pubblicato fior di inchieste in passato, posso raccontare per filo e per segno quello che accade per esempio nei manicomi del Vaticano, che non chiudono. L'ultima chiesa che ho fatto era risaliva al 2007, c'erano ancora 2000 internati, soprattutto donne, ma anche ragazzi di 16-17 anni, anche minorenni, a Potenza, a Bisceglie, a Foggia, ancelle di divine provvidenze e speculazioni finanziarie di ogni genere, perché è noto già dai tempi dell'omicidio di Papa Luciani, ammazzato con la digitalina nel 78, quando stava per raccontare al mondo e destituire Monsignor Basinkus, e non solo. Che cosa faceva? Che cosa fa lo Iolo? Continua a riciclare il denaro sporco delle mafie. E cosa sono le mafie? Non sono altro che istituzioni non riconosciute formalmente con decreto dallo Stato, ma che fanno il lavoro sporco per conto dello Stato. Sapete cosa ha adottato un generale di carabinieri recentemente in un'audizione in commissione, ovviamente una audizione segretata, non sa segreto, che hanno pagato loro dei servizi segreti, hanno pagato per esempio all'Andrangheta per affondare alcune navi, per esempio, per fare questo tipo di lavoro sporco. Io non avevo bisogno di questo riscontro, perché sono uno tra i pochi che giornalisti al mondo, non solo in Italia, per le navi di Berlino li ha trovate prima che se ne parlasse, prima che i Lois di Londra sporgessero una denuncia per tentata truffa. E l'ho fatto 4 anni e non c'è un saggio di titolo in questo paese che abbia il coraggio di pubblicare quell'inchiesta. Perché? Perché metterebbe in gioco non soltanto il sistema di potere in questo paese, ma in Occidente. Perché pensate, per risolvere il problema delle scorie nucleari, delle scorie chimiche, dei rifiuti chimici, ha pensato bene di affondarlo. Come si fa un'intesa sul campo? Beh, si va anche in mare, si vanno a consultare le banche dati che contano. Siamo andati a Londra a consultare le banche dati dell'OIS. Sono stato da solo, mi è stato consentito, non so per quale miracolo, di accedere all'archivio storico della Marina Militare Italiana. Sono stato lì dentro alcune settimane e ho fatto delle scoperte. Ho girato un anno intero per le guardie costiere italiane, direzioni marittime, a consultare i registri di sinistra marittime, anche da queste parti, ovviamente. Quanti giorni ho speso ad Ancona, ad esempio, la direzione marittima? E quanti incidenti, o finti incidenti, ho ricostruito anche per questa posizione di Adriatico? Voi pensate che le navi di Meleni siano state affondate, come la brigata generale racconta, soltanto nel basso Tirreno dinanzi alla Calabria? No. O nello Ionio? No. Nonostante la scarsa profondità, anche nell'Adriatico settentrionale, centrale e settentrionale, e ovviamente meridionale, però c'è il grosso. Pensate un po', qual è il livello istituzionale di criminalità? Ci sono documenti ufficiali dell'Unione Europea, acquisiti legalmente, che attestano l'affondamento della parte italiana, della Marina Militare Italiana, con le flash dello Stato italiano, di scorie nucleari, già a partire dal 1967. Voi ricordate come è andata a finire 3 anni fa con la vicenda di Cetraro in Calabria? Lo ricordate, nave Catania,
nave Cuspi, o le famigerate scuole nucleari, no, nave Catania, secondo il ministro Prestigiacomo e secondo il procuratore nazionale antimafia Grasso. Io ho smentito in Calabria, in quel periodo, sia il ministro di Grasso, proprio alla mano, perché, secondo le fonti dirette, provate a smentire l'archivio storico della Marina Militare, la nave Catania non è stata affondata dal vice Traro nel 17, come sosteneva il governo Berlusconi, bensì nel 1943 a largo del porto di Napoli. Basta indagare in prima linea, senza tentennamenti, per smascherare il sistema di potere. Ecco, ma cosa ci riserva questo sistema di potere? Questo è il punto. Beh, prima parlavo di una guerra non convenzionale, vengo anche alla domanda. Penso di essere stato esauriente sul Vaticano, no? C'era un altro intervento? Sì, credo che, prego. Credo che tu voglia parlare della stessa cosa. No, io volevo fare. Vorrei che tu facessi un cenno proprio a questo, alla guerra ambientale, alle catastrofi naturali, terremoti, maremoti, spacciati per eventi cataclismatici, sì. Ma mi pare che tu proprio sì. di montare. Quindi. Grazie. Sì, era questo il discorso, quello della guerra non convenzionale, la guerra ambientale, una guerra non dichiarata, una guerra sotto un conflitto sotto traccia. Io mi occupo soltanto da 5 anni. Prima mi occupavo di altro. Di traffico di armi, di esseri umani, di organi umani di bambini, di rifiuti molto pericolosi, portati dall'Occidente nel terzo mondo, anche europeo. E noi siamo il terzo mondo europeo, non solo una colonia, dove può finire di tutto. 5 anni fa una signora, una casalinga, madre di 2 bambini, mi conosceva, e mi ha chiesto di parlarmi e mi ha raccontato quello che lei vedeva un giorno a casa sua, in un paese del sud, dal suo balcone, e mi ha raccontato di questo cielo strano, queste scie che si intersecavano, queste ragnatele. Io faticavo a capire perché pensavo che stesse delirando. Ho impiegato 5 anni per fare un'inchiesta su questa materia. Non sono un esperto in materia, sono un profano. Non fa che però si documenta sul campo. Non è una mia opinione. Nel 2002 non è una mia opinione. Il governo italiano ha firmato un accordo, un trattato, mai ratificato dal Parlamento italiano, con il governo degli Stati Uniti d'America, per fare un certo tipo di sperimentazione ambientale anche in Italia. Non solo in Italia, ovviamente. Si fanno queste sperimentazioni nel mezzo mondo. Ma anche in Italia. Nel 2002 sono passati 10 anni di sperimentazione. Beh, il fenomeno delle scie chimiche è quello più evidente, ma è chiaramente un dettaglio rispetto a quello che bolle in porto. Perché dico questo? Perché tutti pensano, apro una parentesi perché la tengo fondamentale, tutti pensano che i terremoti siano di origine naturale. No. Nel senso comune, il terremoto è di origine naturale, no? Si pensa che sia naturale. Stanno a credere che fossero tutti di origine naturale. C'entra madre natura, è Gaia, la responsabilità è sua, del pianeta. E anche il buco dell'ozono, il surriscaldamento dell'atmosfera è addebitato all'inquinamento industriale, che pure c'è, che pure è persistente, no? Nel pianeta. Però questa è la pubblicata generale, ma non è la verità, quello che sta realmente accadendo. C'è un documento del Dipartimento di Stato, firmato e elaborato dal Dipartimento di Stato nordamericano, che reca la data del 1996, la conquista del clima entro il 2025, che prevede appunto una guerra ambientale non dichiarata. E adesso a questo punto devo ricordarvi un genio come Nikola Tesla. Tesla è morto negli Stati Uniti e New York nel 1943 e già nel 1909, nei primi del 1900, aveva depositato alcuni brevetti, aveva dei progetti interessanti, aveva fatto scoperte eccezionali in quei tempi. E alla sua morte si presentarono in albergo agenti dell'FBI e sempre stati interessati. Ovviamente quindi si sono andati avanti. Risale al 1943 proprio il cosiddetto Memorandum Growth, che prevede che cosa? Lo spargimento di
ben impoverito. Questo è un progetto di due premi Nobel e di un luminare di Harvard, consegnato veramente al governo americano e messo in atto. Lo raccontavo prima a un amico, voi sapete che il Napoli, pensate che il Napoli sia stato sperimentato in Vietnam, vero? No, ci sono fonti storiche, sono state declassificate di recente, se ne parla anche nel Grande Fratello, invece testa che il Napoli è stato sperimentato purtroppo proprio da noi, prima a Pantelleria e poi in Emilia. Allora i terremoti, a sud si dice Paramuti, è un titolo, una parola polisemica, perché può essere la terra che ascolta, la terra silenziosa, la terra che è libera, la terra che si scuote, la terra che trema, no? Ognuno dia il significato che vuole. Però l'Italia, ovviamente, è un'area sismica, ci sono delle faglie sismiche attive e lì vanno di più. E soltanto dopo la strage del 31 ottobre 2002 a San Giuliano di Puglia, che persero la vita 27 bambini e una maestra, si è arrivati a una classificazione del territorio più completa, soltanto dopo quella strage, nonostante poi le proroghe, le invii e quant'altro. Dal mio lustro l'Italia però treme in maniera un po' anomala. 6 aprile 2009, L'Aquila. Ore 3:32 del mattino, scossa 5.8 della scala Richter, ipocentro, fate attenzione, fondamentale, ipocentro è un terremoto, 8,8 km, quasi 9. I terremoti superficiali hanno una profondità che va da 0 a 70 km. Già negli anni 50, il gendarme planetario era in grado di scuotere la ionosfera. Poi, dopo un brevetto depositato nel 1987, questo progetto, diciamo che si è perfezionato, è nato ARP. ARP ha una sede storica in Alaska, ma anche delle sedi mobili, sia in mare, negli oceani e sulla terraferma. Poi abbiamo anche altri dispositivi che sono si chiamano riscaldatori ionosferici, l'invenzione di Tesla, sostanzialmente portata al massimo compimento. Ma Tesla pensava di dare energia gratuita a tutta l'umanità, c'era un fine pacifico, invece del danno planetario ha altre finalità, non solo geopolitiche di controllo delle risorse fondamentali, ma di assoggettamento in un nuovo ordine mondiale dell'umanità. Non puoi dichiarare una guerra convenzionale come si faceva una volta e distruggere e annientare un paese inventandoti delle motivazioni che hanno fatto con l'Iraq, come hanno fatto aggredendo la Libia, l'Afghanistan prima ancora e prima ancora la Jugoslavia, dove hanno sperimentato quindi di ogni genere, armamenti di ogni genere. Pensate che con la fusione fredda, e non è soltanto teoria, vi assicuro, ci sono dini atomici della grandezza di una pallina da tennis. La tecnologia bellica militare è avanti di almeno 50 anni e queste nozioni scientifiche non si trovano chiaramente nelle accademie, nelle università, e anche gli scienziati in buona fede non ne sono al corrente. Anche se bisogna riconoscere che la scienza purtroppo è stata assoggettata pesantemente al potere sia economico ma soprattutto militare. Il vero problema è il dilagare del paradigma che nessuno vuole vedere, di cui nessuno vuole parlare, il militarismo, che minaccia le cosiddette democrazie, non solo occidentali. Questo è il punto. La guerra ambientale è stata dichiarata. Non voglio fare pubblicità a un libro che uscirà fra un mese, un mio libro, si chiama Terra Nuda, perché più o meno un mese fa, un editore mi ha chiamato e mi ha chiesto di fare un Istanbul, di raccontare la genesi dei terremoti artificiali come vengono provocati. Davvero? Perché ci sono degli esempi, non solo italiani. Io sono raccontato con riferimenti anche internazionali, l'Indonesia, Haiti, il Giappone l'anno scorso, anche
anche l'Italia, sono partito dal terremoto di Lampia, cielo, prima notte. È passato lì una settimana. E quei dati che non mi compiacevano. È una firma inconfondibile di A, un ipocentro di circa 10 km. Se voi guardate gli dati, i bollettini che sono su internet, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, vi renderete conto che i terremoti, gli ultimi 4 anni, hanno tutti in Italia, nella stragrande maggioranza dei casi, un ipocentro superficiale, circa 10 km. Poi ci sono anche altri segnali. Mi sono preso la briga di andare a cercare, a proposito delle fonti militari classificate, e l'editore si è preso la responsabilità anche penale, che oltre che civile insieme all'autore, di pubblicare questi documenti sottoposti al segreto militare a livello internazionale. Questo è il punto. Dopo 305 morti, l'Aquila non è stata ancora ricostruita. Hanno messo in ginocchio la parte vitale di quella regione, anche l'economia, a parte i lutti. Ma i lutti non si mettono davanti. E poi l'Italia è continuato a tremare, no? Mi sono insospettito alcuni mesi fa, era il 13 aprile, ed ero a Palermo. A Palermo, in quella mattinata, c'è stata avvertita una forte scossa di terremoto che ha avuto come epicentro il mare, il Mar Tirreno, a pochi chilometri dalla costa, e anche in quel caso un ipocentro superficiale. Dopo il 13 aprile, come sapete, siamo arrivati al 20 maggio. C'è stato il terremoto in Emilia. E anche lì abbiamo avuto scosse sismiche con ipocentri di 10 km. Poi Ravenna, il mare, 10 km, 9-10 km. E il polline che continua a tremare da almeno 3 anni e mezzo, con ipocentri di 9-10 km. A parte la documentazione militare, mi sono preso la briga di andare a intervistare i luminari della scienza e gli esperti militari della NATO. Non vi dirò i nomi perché sarà una sorpresa per tutti. Speriamo di iniziare bene quest'anno. Questo dico per tutti gli italiani che devono alzare la testa, perché qui è in gioco la nostra vita. Pensate, ho scovato un documento di una famosa università italiana, c'è un report, che stima anche quanti morti ci saranno nel terremoto che colpirà l'Italia, devastante, prossimamente. E anche degli esperti lo hanno detto pubblicamente a giugno, l'ingegner Martinelli del Consiglio Nazionale delle Ricerche, anche in Parlamento lo ha ribadito. Ma io ho fatto di più, ho chiamato veramente dei grandi esperti, quelli che non possono essere tacciati di complottismo. E uno di questi ha ammesso effettivamente che loro fanno esperimenti già dagli anni 70 e usano grosse cariche di esplosivo, ma a livello artigianale, non usano altro, proprio esplosivo. E ho scoperto anche che i sismogrammi che sono tracciati, rilevati dai sismografi, vengono manipolati dagli scienziati italiani su ordine militare. Perché dall'analisi di un sismogramma si può capire se un terremoto ha origine naturale o artificiale. E se artificiale anche di origine, perché sappiamo che i terremoti artificiali possono essere innescati da esplosioni nucleari sotterranee, e sono stati condotti esperimenti già a partire dagli anni 50, dalla Gran Bretagna, dalla Francia e ovviamente dagli Stati Uniti d'America, ma non solo, ma anche con altri sistemi e altri dispositivi altamente tecnologici. Basta interagire sulle faglie sismiche attive. C'è un'intervista registrata e autorizzata da questo esperto. E allora mi è venuto il dubbio, dico, ma vuoi vedere che anche il terremoto dell'Irpinia dell'80, perché loro hanno detto, abbiamo cominciato, cioè esisteva un gruppo esplosivi, cioè c'era una branca delle istituzioni sismologiche italiane a livello istituzionale che faceva questo lavoro sporco già dai primi anni 70. E poi questo altissimo ufficiale della NATO, perché il più alto grado non c'è nessuno attualmente in Italia, con la responsabilità del comando che ha avuto lui, l'autorevolezza che ha lui, non c'è nessuno in Italia, allevato dallo zio Sam, e lui ha messo quello che sto raccontando adesso, che c'è una guerra ambientale in atto, che c'è questo obiettivo degli Stati Uniti, controllare il pianeta, instaurare il nuovo ordine mondiale, e anche le modalità, le tecniche, e anche gli insediamenti, il lavoro dei servizi. Perché pensate, anche il giornalismo italiano è stato comprato a partire dalla fine della seconda guerra mondiale,
sono nati giornali, ma anche grandi carriere finanziate dagli inglesi, ma non solo dagli inglesi, non solo dagli inglesi. Non vi dirò altro, però facciamo attenzione, perché è in gioco la nostra vita. E con questo tipo di azioni non si scherza, perché non basta annichilire questo paese, bisogna proprio veramente metterlo a terra. E si teme appunto una tragedia di grandi proporzioni, di grandissime proporzioni. Scusa, bellissimo. No, semplicemente perché volevo riallacciarmi a quanto ha detto un amico, non so, dei presenti, circa i problemi del Vaticano, eccetera. Ecco, dobbiamo considerare una cosa, che il Vaticano non è un ente che mette moneta. Chi comanda questo mondo sono soltanto coloro che hanno il potere di battere moneta, questo sia chiaro. Questo non vuol dire ovviamente che il Vaticano, come tante altre nobili prestigiose istituzioni a livello mondiale, tipo forze dell'ordine e quant'altro, non commettano a livello individuale, non ci sia qualcuno che commetta qualche delitto reale e quant'altro, però non dobbiamo dimenticarci che la responsabilità primaria, principale, è di chi batte moneta, ovvero sia delle banche. Che pensate voi? Sono d'accordo naturalmente con l'amico Lannis, laddove afferma che c'è una crisi culturale, una crisi antropologica, però c'è anche una crisi economica, perché vede, caro Lannis, ma lei lo sa benissimo, più che altro in riferimento ai presenti, l'Italia attualmente annovera un debito di 2.000 miliardi di euro, e questo è inconcepibile, perché non dovrebbero essere 2.000 miliardi di debiti, ma addirittura di crediti, perché le banche ogni volta che emettono moneta sul mercato la debitano lo Stato. Allora qual è il problema? Che lo Stato ne deve restituire questi soldi, questo prestito, nel restituirli si avvale delle imposte e delle tasse dirette, indirette e quant'altro che applica a tutti noi. Quindi non hanno nessun diritto a farlo, perché la BC dell'economia, guardate, io mi sono laureato in giurisprudenza, dopo mi sono dovuto laureare anche in economia e commercio, perché in storia e filosofia, per capire il meccanismo, per andare alla ricerca spasmodica della verità. E qual è la verità? Che costoro stampano moneta al puro costo tipografico, ovvero carta e inchiostro, niente più e niente meno. Quindi speculano tra la differenza del costo tipografico, cioè 0,25 una carta moneta da 500 euro e il valore nominale 500. In altre parole, su 500 euro guadagnano 499,75 centesimi. Allora come possiamo aspirare, desiderare che ci sia un futuro florido e di ottimismo? Sicuramente no. Se togliamo a loro la possibilità di battere moneta, sì, diversamente non c'è speranza. E lo diceva benissimo l'amico Lannis, che è tutto concatenato. A livello mondiale, ad altissimo livello, hanno deciso che devono eliminare l'umanità, devono portarla a 1,5 miliardi, massimo 2 miliardi. Non so se lo sa l'amico Lannis, però questa è la informazione che pure io ricevo. Perché... posso rispondere? Prego. Scritto libro, volevo lasciare la curiosità dei lettori questo, non volevo raccontare tutto di qui, forse ci vorrebbe un mese per raccontare tutte le 10 inchieste, e tra l'altro la particolarità di questo libro è la presenza, la pubblicazione di alcuni documenti, la selezione ovviamente. Io vorrei citare anche, qui abbiamo Maria Pazzini, anche la vicenda del Francesco Pape, un'altra storia, un altro libro, un altro capitolo fondato, perché poi gli organizzatori hanno pensato bene di portare qui anche questa vicenda, e io ho pensato bene a Maria Pazzini, che è la figlia del comandante di questa barca fondata dalla NATO nel 1994 nell'Adriatico, il 4 novembre. Quel libro pubblicato nel 2009, qui presente credo, abbiamo qualche copia, sì, abbiamo fonte di qualche copia, è stato poi utilizzato dalla magistratura per aprire questo caso archiviato nel 1998.
97. Il problema è che i magistrati, seppure con interrosi, stanno dando a sbattere contro il solito curriculum rappresentato tutto da il vero ostacolo è questo. Quindi qualunque tipo di progetto di recupero di sovranità deve fare i conti con questa entità. Vorrei invitare chi va bene, perché qualcosa se la sente. Viene la moffetta. Buonasera. Il caso è stato riaperto grazie alla pubblicazione e alle indagini che ha fatto appunto Gianni Landes. E questo le saremo sempre grati, e lui insomma lo sa benissimo. È anche doveroso però riconoscergli un merito. Lui aveva perso ogni speranza che il caso potesse essere riaperto, che si potesse ritornare a parlare del caso del Francesco Padre, tra l'altro caso chiuso arrabbiato perché era praticato dei suoi figli, di assurda, e ci sono battuti ma senza avere nessun riscontro. Dopo la pubblicazione del libro del novembre 2009, la magistratura ha deciso di riaprire il caso nel febbraio 2010, proprio sulla scia appunto delle investigazioni fatte da Gianni. Ora, dopo il paradosso c'è stato anche che i familiari e tutti quanti sono stati ascoltati dalla procura nel 2010, a distanza di 15 anni ormai, e ora si continua, stanno lavorando, sperando appunto che non si scontrino contro un volo di Roma, ma che riaffori finalmente la verità, quella che noi abbiamo sempre sostenuto, che Gianni ha dimostrato con le prove alla mano appunto, rischiando anche la vita, perché il 2 luglio del 2009 stiamo preparando un progetto con Minoli, e lui doveva andare a Roma per intervistare Giulio Lusso Caos, e quella notte subì il suo primo attentato. Il 25 luglio dovevamo andare a Trani per vedere i documenti, e gli manomettono i panni della macchina. La notte del 5 novembre, all'ennesimo attentato, lui consegna i libri a noi familiari. Possono essere coincidenze, perché comunque stava andando anche su altri fatti, però non lo so, cioè lui non si è fermato, lui ha avuto la capacità comunque di andare avanti, di volerlo pubblicare questo libro, e speriamo che insomma la magistratura continui questo lavoro e giunga poi a una verità. L'ennesima strage della NATO, sapete quante barche italiane sono state affondate, speronate da sommergibili a propulsione armamento nucleare della NATO nel Mediterraneo, nelle acque territoriali italiane tra l'altro, entro le 12 miglia, tantissime. Io ho ricostruito questa vicenda in particolare, il NATO per cui si è affondato si racconta anche di altri casi, in maniera si ricordano, anche parte marchigiane e abruzzesi, tra l'altro siciliane, calabresi, sono tante. Deve scrivere un altro libro su questo. E poi, come ricorda Francesco Padre, spesso il governo americano risarciva chiedendo il silenzio in cambio. È venuto anche a suo padre, che è stato assassinato a 45 anni mentre stava lavorando in mare per dare il pane alla propria famiglia. E questi lavoratori onesti del mare sono poi stati tacciati anche di essere in primo momento trafficanti di armi. E le famiglie non sono state aiutate dal governo italiano, non hanno avuto nessun tipo di aiuto economico, nulla. Voi pensate, cinque famiglie che perdono il sostentamento, improvvisamente. E poi questa onda. Beh, a volte i libri servono pure a qualcosa, no? Chissà.
Mi auguro che ci siano altre domande o anche due. Dell'attenzione non può rientrare nel segreto di Stato, cioè Piazza Fontana e la strage di Bologna, della stazione di Bologna. Non c'entra niente con questo. Sì, la trama di questo paese è intessuta di segreti di Stati e segreti militari. La legge di credo del 41 era in vigore fino allo scorso anno, dal 41, e si rischiava davvero una galera. Sì, la strategia dell'attenzione ha cambiato
modalità operative, non è quella degli anni 70. Non ci sono ancora, per fortuna, bombe sui treni o nelle piazze. Ci sono altre strategie, non c'è una guerra ambientale in corso, non c'è bisogno di mettere le bombe. La guerra contro il conflitto non è più convenzionale come lo abbiamo sempre inteso. Oggi basta intervenire sulla qualità dell'aria, che già di per sé è inquinata, ma non attraverso l'inquinamento. Il progetto è quello di una mutazione, una cosiddetta metamorfosi. Perché in Italia non si fanno indagini epidemiologiche? Perché lo Stato non le promuove? Banale, no, questa domanda, basterebbe poco. E quello che abbiamo sotto i nostri occhi, anche la qualità del cibo, che è già modificato geneticamente da almeno 20 anni. Noi importiamo negli Stati Uniti milioni di tonnellate di ciliegina di soia, seppure a suo tempo messa al bando, è entrata comunque perché c'è una tolleranza, una certa percentuale, a chi effettua i controlli. Chi controlla i controllori? La domanda è facile. Il giornalismo dovrebbe controllare il sistema di potere, ma se il giornalismo viene meno, perché non esistono gli editori comuni? Pensate, ho citato De Benedetti, ma chiaramente su Berlusconi, cioè quindi non voglio sparare sulla Croce Rossa, per carità, non ho detto abbastanza, ho scritto abbastanza. Ma se non c'è, un sistema informativo indipendente e libero. I partiti che vivono di finanziamenti pubblici, poi non pagano giornalisti, sfruttano i giovani. Dov'è il giornalismo libero e indipendente in Italia? Chi lo fa? Non certo sulla rete, non mi fate ridere, per cortesia. Non ho ancora letto inchieste giornalistiche di rilievo realizzate in Italia, pubblicate sulla rete, non ho ancora letto nulla. Ma non è per questa primazia, non è bisogno di primati o di gare, no, è che siamo obbligati, siamo inginocchiati, siamo frastornati. Ma penso che ognuno di noi abbia il compito come essere umano. Io sono chiamato da una responsabilità etica, sono ancora in campo, potrei ritirarmi a una vita più tranquilla, anzi finalmente tranquilla, ma ho un dovere, ritengo che sia un dovere morale di tutti noi come esseri umani, perché in fondo, alla radice dei problemi, se si scava, troviamo gli esseri umani. Soprattutto i bambini, che a differenza degli adulti non possono scegliere. Noi siamo in fondo cinici, siamo distratti, siamo egoisti, ci portiamo dall'altra parte. I bambini non possono scegliere. Noi abbiamo il dovere di proteggere questi bambini e le future generazioni, perché una civiltà si misura dal grado di attenzione per i più piccoli, i più indifesi. Allora noi chiudiamo, diciamo, l'incontro con l'Anes, che ovviamente ringraziamo per queste testimonianze. Tutto ciò che ha detto è documentato attraverso ovviamente le fonti, come dicevamo adesso, i documenti su cui si è andato ad informare, che lo trovate tutto all'interno del libro, il libro che i due libri in realtà, sia quello nato più profilo affondato, sia questo sul Grande Fratello, li trovate in vendita in fondo alla sala. Che vorrei strappare una promessa, cioè quella di tornare qui il prossimo anno con il nuovo libro, perché a questo punto inaugureremo vorremmo inaugurare anche qui con una maggiore consapevolezza. E io vi ricordo soltanto, comunicazione di servizio, prossimo sabato una giornata dedicata in omaggio a Giorgio Gaber a Recanati, il pomeriggio al museo con una giornalista e una biografia quindi inedita su Gaber, e la sera con il concerto dei Barrick, quindi le canzoni e la musica, non solo di Gaber ma anche di altri cantatori. Sulla testa.